Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly. Fuggendo inseguito da una tigre, un uomo arriva sull'orlo di un precipizio. Si aggrappa a una radice e si lascia penzolare nel burrone. La tigre sopra di lui lo fiuta. Lui guarda in basso e vede un'altra tigre che lo fissa. Allora lui guarda la radice a cui è appeso e vede che due topini si sono messi a rosicchiarla. Allora lui guarda alla sua destra e vede una minuscola pianta con una fragola rossa, matura. Stende la mano e la mangia. La fragola era dolcissima. Questo è uno dei ricordi che Lisa ha lasciato a Jimmy, ed è una citazione al film di cui vorrei parlarvi oggi. Nel 1997, in cronaca, ricordiamo un fatto molto importante, la morte di Lady Di e di Dodi Al-Fayed. E come la cronaca di quel periodo cercasse anche di continuare a parlare dei giornalisti d'assalto, dei cosiddetti paparazzi, di come molto probabilmente ci fosse una grande responsabilità dei paparazzi nell'incidente stradale. Nel 1998 esce un film italiano intitolato, guarda caso, Paparazzi, perché era stato un fatto di cronaca che aveva colpito tantissimo, quindi se ne era parlato tantissimo, dunque si cercava di cavalcare l'onda portandosi appresso un film che parlasse di quell'argomento. Film onestamente molto discutibile, lo vidi in televisione più per curiosità che per altro e sinceramente me ne ricordo anche molto poco, anche particolarmente noioso. Beh, oggi voglio parlarvi di un film, di fantascienza, un film di fantascienza cyberpunk molto, molto particolare. E lo voglio fare perché è un film di fantascienza cyberpunk italiano. Anzi, perché è il primo film di fantascienza cyberpunk italiano. Cominciamo quindi questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Nirvana è un film di Gabriele Salvatores del 1997, una coproduzione italo-francese, e ha una serie di cose particolari. Anzitutto è stato girato interamente a Milano, tutto quanto il film è girato negli ex stabilimenti Alfa Romeo di Portello, e tutte le scenografie sono lì dentro, il che lo rende qualcosa di veramente pazzesco, perché le scenografie sono allucinanti. Noi abbiamo due realtà in questo film, adesso ve ne parlerò quando parlerò velocemente della trama, e le due realtà sono radicalmente diverse tra di loro, ma in effetti stiamo parlando dello stesso ambiente, della stessa scenografia. E non solo Nirvana è il primo film di fantascienza cyberpunk italiano. Essendo uscito nel 1997, è uscito prima di un paio di film che rappresentano delle pietre miliari nell'argomento della fantascienza cyberpunk. Sto parlando del Tredicesimo piano di Rusnak e della saga di Matrix, uscita con il primo film Matrix, delle Wachowski, e sono entrambi del 1999. Tra l'altro, sullo stesso argomento di Nirvana, questo paragone tra la realtà e il videogame, ci sarebbe anche Existence di Cronenberg, sempre del 1999. E nel caso del Tredicesimo piano, io andai a vedere quel film al cinema con gli amici, mi invitarono gli amici ad andare a vedere quel film, e uscendo dalla sala, la prima cosa che ho pensato, veramente la prima, subito, uscendo dalla sala, è stata «Beh, bello! Però questa volta gli italiani con Nirvana ci sono arrivati prima». Ma veramente, il Tredicesimo piano non solo sembra ispirato alle varie opere di fantascienza cyberpunk, al lavoro letterario, non so, di Gibson e di Sterling e di tanti altri autori, a cose alla Blade Runner e via discorrendo, ma soprattutto il Tredicesimo piano sembra ispirato da Nirvana. Vediamo la trama, velocemente, senza fare spoiler. Abbiamo Jimmy, che è un programmatore che lavora per una grande multinazionale, la Okosama Star. Jimmy è un programmatore di videogame e sta lavorando a un lavoro che dovrà uscire di lì a pochi giorni, per Natale, che è il videogame Nirvana. È sull'orlo della depressione, vive ancora una grandissima nostalgia di quella che è stata la sua vita passata, e combatte con lo stress ogni giorno per arrivare a completare questo videogame. Siamo negli ultimi giorni prima della data di consegna, quando un virus infetta il computer di Jimmy. Questo virus lascia un danno collaterale enorme. Praticamente danneggia il videogame Nirvana,
dando al personaggio principale di Nirvana solo una coscienza. Solo un grandissimo Diego Abatantuono in questo caso. Parliamo della seconda metà degli anni 90, quando finiva di fare il personaggio un po' caciarone e comincia ad affrontare delle parti un pochino più serie. In questo film Abatantuono ha dato una prova d'attore veramente molto molto bella, ha un che di grottesco, ha un che di comico, perché è un po' come un bambino che sta cominciando a capire le cose, quindi c'è un po' il suo essere anche stupidino, però c'è anche questa prova attoriale che è molto molto forte. Guardando a film usciti successivamente, mi ha ricordato un po' come la prova attoriale di Jim Carrey in The Truman Show. Comunque abbiamo questi due paralleli: Jimmy, programmatore che sta sviluppando il videogame, e Solo, personaggio del videogame che comincia ad avere coscienza di se stesso. C'è un parallelo tra queste due vite, uno che vuole tornare al proprio passato e uno che vuole distruggere il proprio futuro. Un parallelo molto interessante. Con la trama mi fermo qui, sono le avventure che vivono questi due personaggi sino all'apoteosi finale, che è molto bella. C'è una storia che concerne non solo appunto il cyberpunk, la tecnologia, ma anche una profonda analisi sociologica, quindi è una cosa che si rifà non solo alla fantascienza cyberpunk, a quello che erano Gibson, Sterling e via discorrendo, ma anche a quella fantascienza sociologica tipica magari di Asimov, non so, del ciclo della Fondazione. Vediamo a questo punto quattro punti su questo film, due certamente positivi e due che probabilmente dovrebbero essere negativi, ma li considero più che altro neutri. In qualche modo possono anche essere visti positivamente, ma per qualcuno magari possono essere dei punti negativi. Comunque vediamo questi quattro punti sul film Nirvana. Numero 1. È un film del 1997, siamo nel 2020, quindi è un film che ha 23 anni. Nonostante abbia 23 anni, posso dire che è invecchiato veramente benissimo. A livello di effetti speciali non c'è tantissimo, qualcosa è invecchiato male, c'è il portale che utilizza Jimmy per fare le modifiche al videogame, che è plasticoso, molto alla Tron, forse anche un po' un omaggio alla grafica di quel periodo, ma diamolo per buono. Ma per il resto, quelle che sono le atmosfere, quella che è la scenografia, quella che è la storia, secondo me è invecchiato benissimo. Punto numero 2, per qualcuno negativo. Strano questo paragone: Christopher Lambert, che ha dato una grande prova attoriale nel ruolo di Jimmy, e poi come, tra virgolette, antagonista barra compagno Diego Abatantuono. Forse ci sarebbero potuti essere attori un pochino più adatti a questo ruolo, forse ci poteva essere qualcuno un pochino più funzionale, però, come ripeto, secondo me questa per Diego Abatantuono è stata una grandissima prova attoriale, e mi è piaciuto tantissimo anche un po' quel richiamo a quel suo personaggio caciarone, che è un po' come un bambino che sta imparando a capire le cose, a capire come funzionano le cose, che non gli piace questo gioco e lo vorrebbe cambiare. Questo non è da sottovalutare, comunque. Punto numero 3. Positivo. È bellissimo il discorso dei paralleli che ci sono. Jimmy che vuole tornare al passato, che vuole provare un percorso differente, e Solo che ha capito di essere un videogioco e anche lui vuole provare qualcosa di diverso, vuole cercare di cambiare le regole del gioco. Entrambi i personaggi cercano di cambiare le regole del gioco in maniera differente uno dall'altro, ma quello che vogliono fare è comunque ottenere la soddisfazione, ottenere il Nirvana finale. E secondo me è un parallelo bellissimo. Ma non solo questo, anche appunto il parallelo videogame-realtà in tanti piccoli dettagli che sono gustosissimi. C'è il videogame in cui Jimmy dice Solo «Guarda, adesso devi stare attento ai cacciatori di organi», poi assieme a Naima che stanno girando nel mondo reale. Quelli che sono cacciatori di organi? Questa cosa è graziosa, secondo me. Punto numero 4. Probabilmente per qualcuno negativo, io devo dire che lo trovo molto neutro. La tipizzazione di alcuni personaggi, nello specifico mi riferisco soprattutto a quella che dovrebbe essere la spalla comica, Joystick, Sergio Rubini, questo hackerino, lamerino, personaggio complesso alla Shockwaves. Ah già, voi non potete cogliere questo riferimento, almeno non finché non parlerò dei segreti di SPOILER, ma ne parlerò. Questo hacker che parla con una fortissima inflessione dialettale pugliese. C'è questa scena mentre stanno mangiando: ma ha mandato un messaggio giù dalla BBS! È una cosa che a qualche nerd fa storcere il naso, però considero, per esempio, che
questo discorso del dialetto, che diventa un modo di appropriarsi della realtà, è presente anche in Matrix, è una cosa che si perde nel doppiaggio italiano. In Matrix i personaggi che vivono nella vita reale parlano questo slang molto estremo. Diciamo che questo punto può essere visto negativamente, d'altronde in fondo Joystick è anche la macchietta comica, però secondo me questo discorso di aver tipizzato in questo modo i personaggi, anche Lisa che ha questo accento molto marcato, Joystick che ha questo accento dialettale molto marcato, secondo me avvicina più i personaggi a quel livello umano che vogliono rappresentare. Insomma, questo è Nirvana, se non l'avete visto vi consiglio assolutamente di recuperarlo, è un film che merita veramente tantissimo, è molto piacevole, è molto moderno, nonostante appunto l'età che abbia, riesce a trattare un argomento molto profondo, con leggerezza, con simpatia, con una serie di cameo simpaticissimi. C'è un Paolo Rossi che fa il Joker, che fa il bollettino, tipo quello meteo delle sostanze stupefacenti, compare giusto per pochi secondi su uno schermo TV, che è gustosissimo, veramente molto molto bello questo film, quindi dategli un'occhiata, mettetelo alla prova. Voi che mi dite, l'avete visto questo film? Non l'avete visto? L'avete guardato molti anni fa e non ve lo ricordate? Vi ho incuriositi e volete guardarlo? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR, ditemi un po' che cosa ne pensate, ditemi un po' che cosa pensate in generale della fantascienza cyberpunk, avete visto qualche film cyberpunk, avete letto qualche romanzo cyberpunk, avete letto, non so, Mirror Shades, avete letto Il Neuromante o qualcosa del genere. Bene, io sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, vi ricordo di mettere pollice in alto e condividere con i vostri amici anche su WhatsApp, Telegram e gli altri social, particolarmente con i vostri amici appassionati di fantascienza cyberpunk, vedrete che gradiranno. Iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E sì, è bello pensare che grazie alla tecnologia uno si iscrive a un canale YouTube e arriva un buon profumo nella realtà, anche questa è una cosa molto cyberpunk. Seguite il canale Telegram sul doobly-doo e sulla scheda per notifiche, piccole curiosità e dietro le quinte. Infine lasciatemi un commento se vi piacerebbe che trattassi qualche argomento particolare su Diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!